Il Vangelo è pieno di vigne, di viti. La vigna è il luogo in cui il Signore ci parla della sua esperienza con ciascuno di noi, del suo amore, della sua comunione, della fratellanza che anche noi siamo chiamati a vivere e imparare, perché insieme possiamo lavorare nella vigna del Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli gli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". Parola del Signore. Un uomo aveva due figli. È come dire aveva due cuori, un cuore che dice sì e un cuore che dice no. Ognuno di noi prova la stessa esperienza. Ognuno di noi deve sempre faticare per decidere, per scegliere cos'è la cosa buona, la cosa giusta. E solo quando riusciamo ad avere un cuore unito, eccoci nel cammino autentico della santità. Ma ciò che la parabola ancora mette in evidenza è l'idea che tutte e due i figli hanno del padre. Lo vedono infatti come un padrone e non come colui che ama, colui che consuma la sua esistenza per loro. Anche noi dobbiamo sempre lottare per avere un cuore unito, e anche noi, come evidenzia Gesù nel Vangelo di oggi, è chiamato sempre a ricercare il vero e autentico volto di Dio, non più un padrone che obbliga, ma un Dio che ama e vuole la nostra salvezza. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo, impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riscoprire il fascino
delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace e i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti!